Amici, ci siamo. Fra pochissimo andremo alla scoperta del lago navigabile sotterraneo più grande d'Europa. Ma che cosa sono i laghi sotterranei? Ce lo siamo mai chiesto? Beh, sono delle grandi quantità d'acqua dolce che possono trovarsi anche sotto i nostri piedi. A volte sono così grandi che vengono conosciute proprio come laghi. Esistono anche i laghi subglaciali che si trovano sotto grandi spessori di ghiaccio. Pensate che il lago subglaciale più grande del mondo si chiama Vostok, è stato scoperto nel 1994 e si trova in Antartide, dove sotto 3.000 metri di ghiaccio. Ma come hanno fatto a scoprirlo? Beh, hanno utilizzato radar e dati sismici. Eccoci, ci siamo, stiamo per entrare. Questo è l'accesso al lago sotterraneo navigabile più grande d'Europa, perlomeno dobbiamo dire fino ad oggi. Pensate che gli abitanti del posto già anticamente sapevano dell'esistenza di qualcosa, di tanta acqua sotterranea, però non ne conoscevano la reale presenza, perché questo ingresso era piccolo ed era completamente ricoperto dalla vegetazione. C'era soltanto una sorta di piccolo stagno dove i viticoltori mettevano a rinfrescare le bottiglie di vino. Però poi vi voglio raccontare qualcosa che ci fa pensare a una leggenda. Tutti conosciamo Tolkien, il Signore degli Anelli, l'autore del Signore degli Anelli. Ebbene, si dice che Tolkien sia arrivato qui nel Canton Vallese nel 1911 e che si sia ispirato all'incontro con il Gollum all'interno del lago proprio dal lago sotterraneo di San Leonard. Verità? Fantasia? Probabilmente più fantasia, visto che nel 1911 il lago era ancora avvolto nel mistero. Però se vediamo le immagini del film, la descrizione nel libro e vediamo il lago, scopriamo che qualche similitudine c'è. Vi ho incuriosito? Allora adesso entriamo. Ciao! Incantato! Il posto è meraviglioso, adesso stiamo per entrare e per navigare nel lago sotterraneo, lo ripeto, più grande d'Europa. Siete pronti? Pronti, Isaac? Possiamo partire! Guardate già la suggestione che si ha entrando in questo lago. Siamo soltanto all'ingresso. Il soffitto è abbastanza basso e qui sembra più che un lago, un canale perché è stretto. Però già si sente un'acustica incredibile. Isaac, ma è vero che questo diventa anche un teatro meraviglioso all'interno del quale si esibiscono cantanti, si fanno concerti? Eh sì, è totalmente vero, ma i concerti si fanno veramente alla fine della grotta, dove l'acustica è ancora meglio. La particolarità di questi eventi la capiamo grazie alle immagini che ci mostrano quante persone partecipano a questi concerti. In assoluta contemplazione, a bordo di queste barche che accarezzano l'acqua, gli spettatori ascoltano musicisti di tutta Europa che si esibiscono per loro. Quindi se uno canta qua sopra... Non ha bisogno di niente. Ieder Geist before Barge, Tür mis Täschchen nicht verbarge, Schwarzes Brot und Hessig dreh, Und das Fläschchen Milch derbi. Oljolodi, 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 Come vi dicevo, questo lago
è rimasto sconosciuto per tantissimo tempo, fino a quando nel 1943, quando l'acqua in realtà arrivava proprio fino al soffitto, improvvisamente l'acqua ha iniziato a scendere e quindi un esploratore, uno speleologo, Jean-Jacques Pitard, prese un gommone e decise di infilarsi in questi cunicoli dove l'acqua però, immaginate, era molto più alta e si trovò in questo paradiso incantato, in questo Eden sotterraneo. Dal 1943, come vi ho detto, quando lo speleologo scoprì questo tesoro nascosto, dovettero passare infatti quasi 3 anni, fino al gennaio del 1946. Che cosa accadde in quel periodo? Beh, ci fu un terribile terremoto che provocò delle crepe molto importanti sulle pareti, ma anche sul fondo del lago. In questo modo il livello dell'acqua si abbassò ulteriormente e quindi alcune persone con le barche riuscirono davvero per la prima volta a godere appieno di questa bellezza. E pensate, poco tempo dopo, 2 giovani del posto dissero: ma perché non facciamo sì che questo gioiello venga conosciuto? Perché non lo rendiamo famoso? Insomma, si fecero dare delle concessioni e nel 1950 venne ufficialmente aperto questo lago al pubblico. Appena uno si guarda intorno vede un nuovo spettacolo, un nuovo riflesso, perché poi l'acqua è davvero molto trasparente. Il lago è lungo circa 300 metri e largo 20, in alcuni punti un po' di più, in alcuni punti un po' di meno. Però ricopre una superficie totale di circa 6.000 metri. Ma tutta quest'acqua da dove arriva? È molto strano entrando qua dentro e guardando nell'acqua perché ogni tanto si vedono delle barche. Allora mi sono informata, ho chiesto come mai ci sono delle barche affondate. Ne ho proprio una sotto di me in questo momento e si vede chiaramente. E mi è stato spiegato che sono barche che sono state fatte affondare tanto tempo fa, poco tempo dopo che è stato inaugurato ai visitatori il lago. Per quale motivo? Perché inizialmente, si racconta, queste barche piccoline andavano bene. Poi la gente è iniziata ad aumentare e quindi si è scelto di prendere delle barche più grandi. La soluzione? Affondare quelle che c'erano prima. Io mi domando, oggi questa cosa non accadrebbe mai, perché giustamente si avrebbe magari un enorme rispetto verso un tesoro naturalistico di questo genere. Ma questa è anche la prova di quanto la sensibilità ambientale oggi sia cambiata e questo mi dà un grande piacere, perché un tempo si diceva le barche non ci servono più, va benissimo, le affondiamo perché diventano parte di questo ambiente. Oggi invece si sarebbe fatta una scelta diversa, però si è deciso comunque di lasciarle dove sono perché fanno parte della storia di questo lago. Continuando la navigazione mi sono resa conto di quante trote ci sono nell'acqua e sono anche trote di grandi dimensioni. E allora ho chiesto, ma com'è possibile? Ebbene, qui sono state introdotte, quindi sono state messe dagli esseri umani qualche anno fa. La motivazione è stata quella che le trote sono dei misuratori
naturali della pulizia dell'acqua. In realtà però sono state scelte delle trote arcobaleno che dovrebbero essere proprio famose per i loro colori. Invece, vivendo qua dentro, in un ambiente quasi completamente al buio, hanno perso i loro colori, si sono trasformate, quindi hanno trasformato il loro corpo. Perché? Per una decisione degli esseri umani. Quindi noi qui siamo stati in grado anche di cambiare la fisicità di questi animali. Eccomi qua, sono seduta su questa panchina gigante di fronte a un vitigno autoctono della Val di Non, il Groppello. Perché? Perché la Val di Non è sempre stata una valle molto importante e significativa, è stata considerata per secoli il granaio di tutto il Trentino. Qui, ad esempio, le viti, il grano, tante altre piante, il gelso. Sapete per quale motivo? Perché la Val di Non era famosissima per l'allevamento dei bachi da seta. Nella storia poi l'agricoltura ha vissuto dei momenti di alto e di basso. Io mi auguro davvero che in questi ultimi anni tutti noi ci si possa rendere più conto di quello che non possiamo permetterci di perdere. Ci sono dei prodotti dell'agricoltura dei nostri territori che meritano di essere tutelati, perché non sono soltanto preziosi, ma ci raccontano la storia di un luogo, la cultura di un luogo e anche la sua bellezza. Stasera noi partiamo dalla bellezza, che non può prescindere dalla particolare collocazione geografica. Questo luogo, dal nome strano, ricopre una superficie molto vasta, di circa 600 km quadrati. L'ingresso nella valle è già di per sé uno spettacolo. Pochi chilometri dopo Trento, la sua porta è la Forra della Rocchetta. In tutta Italia, la Val di Non è conosciuta per la coltivazione delle mele, che qui hanno trovato un clima ottimale, ma in realtà e molto, molto di più. Rispetto ad altre valli è estremamente ampia e in alcuni punti raggiunge anche diversi chilometri di larghezza. Da sempre è stato un territorio molto amato e al suo interno nasconde ancora tesori poco conosciuti, come ad esempio canyon spettacolari e invece altri che sono sotto gli occhi di tutti. Nell'alta Val di Non raggiungo il paesino di Tret. E quando dico paesino, non esagero assolutamente, perché sto parlando di una realtà che conta poco più di 150 abitanti. Eppure, nonostante le sue piccole dimensioni, questo è un passaggio obbligato per chi viene in questa valle. Si tratta di un antico villaggio di contadini, da sempre considerato prezioso per i suoi pascoli. Ci accolgono le case tutte molto curate, assieme ai prati ricoperti di fiori, ma il nostro obiettivo è un altro. Conoscere colui che ha modificato la montagna che abbiamo sotto i piedi e che l'ha anche arricchita di splendide cascate. Prima però sono ancora i colori e i profumi di un albero, simbolo di pazienza e rispetto per la natura, che mi fanno fermare. Guardate questi ciliegi selvatici che sono veramente ovunque attorno a noi. Ditemi se non meritano anche loro un nostro sguardo d'ammirazione. In scena lo spettacolo dell'acqua.
Quello che sto scendendo è un percorso di 300 metri, inaugurato grazie alla costruzione di queste passerelle e queste scale nel 2001. Una splendida intuizione per far conoscere una realtà nota fino ad allora solo agli speleologi. Alle mie spalle il primo attore di cui vi stavo parlando prima, il Torrente Novella. Colui che ha realizzato questo salto di 70 metri e non solo, anche i più importanti canyon della Val di Nonna. Io adesso sono nel punto più alto della cascata, ci si arriva molto facilmente dal paesino di Trette, però poi è molto bello anche scendere più in basso. Bisogna camminare per una ventina di minuti, è una discesa bella ripida, ma si arriva in un punto dove c'è anche un ponte che merita una visita. Guardate. Dall'alto o dal basso non c'è differenza, è comunque uno spettacolo della natura. In questo momento però, scendendo proprio fino in fondo, ci si bagna perché la cascata è abbastanza copiosa. Se uno viene qui durante l'estate è più semplice, arriva giù e non si bagna. La difficoltà è solo nella risalita, bisogna essere un pochino atletici. Fino a poco tempo fa, la cascata di Trette, così come il suo abitato, facevano parte di Fondo, il paese più importante dell'Alta Val di Non. Oggi si sono fusi, insieme ad altri territori, nel comune di Borgo d'Anaunia, ma Fondo rimane il centro principale. Nella sua piazza, come a omaggiare colei che ha modellato il territorio, attira l'attenzione uno strano orologio che funziona esclusivamente ad acqua e ancora una volta è da lei che ci facciamo guidare. Fondo è stata costruita nei secoli sui bordi di un canyon, profondo in alcuni tratti anche 50 metri. A piedi, per un primo tratto, si cammina guidati da un torrente, ma poi la sensazione è quella di iniziare una vera e propria esplorazione sotto l'abitato di Fondo. Varcato un cancello, inizio a scendere un'infinità di scalini. Guardate, sono appena entrata e in questo momento ci rendiamo ancora più conto di cosa dico quando siamo sotto la cittadina. Col nostro programma spesso vi abbiamo raccontato i sotterranei delle città, ma questo è sicuramente singolare. Se alziamo la telecamera, sopra la nostra testa abbiamo la base di alcune costruzioni. Andiamo avanti però, perché le sorprese sono più giù. Prima vi ho mostrato la cascata di Trette, creata dal Torrente Novella, probabilmente appunto il più famoso di tutta questa zona. Ma sotto di noi adesso abbiamo il Rio Sas, arrogante, violento, forte, che ha scavato questo canyon e poi va a unirsi ancora una volta al Novella. Dobbiamo portare anche i caschetti perché con tutti questi spuntoni di roccia si rischia di farsi male. Quello che sto per affrontare è un dislivello di 145 metri che conta ben 1200 gradini. È stato inaugurato, grazie alla costruzione di queste passerelle e queste scale, nel 2001. Una splendida intuizione per far conoscere una realtà fino ad allora conosciuta solo agli speleologi. Una meraviglia che negli anni ha attirato molti visitatori e oggi siamo tutti consapevoli del valore del turismo. Perché il rumore è molto forte, quindi vi chiedo scusa, però guardate,
Stiamo scendendo negli inferi, guidati da un torrente che scende veloce verso valle. Ci sono dei punti poi dove la roccia acquista anche dei colori che sembrano sangue. Lì è tutta rossa, sono dei microorganismi che si attaccano sulla roccia e fanno questo effetto molto particolare. Qui ci sono anche le prime marmitte dei giganti, che sono delle specie di fosse di varie dimensioni formate nel corso di migliaia di anni dalle rocce che continuano a martellare come se fossero dei grandi scultori, spinte dalla forza dell'acqua. A volte le persone arrivano qui in piena estate a maniche corte con delle scarpe leggere, invece bisogna pensare che 365 giorni all'anno qui c'è sempre abbastanza freddo, anche d'estate la temperatura difficilmente supera i 12 gradi. Perché? Perché siamo nel regno dell'acqua, nel vero e proprio senso della parola. Guardate che bello anche questo scorcio, l'ennesimo, un'altra marmitta dei giganti sotto di me, molto più grande, e andando avanti ce ne sono diverse. Guardate la meraviglia di questo punto, sembra che stia piovendo, alzando la testa però ci rendiamo conto che c'è il sole. Allora abbiamo acqua dappertutto, sotto di noi e sopra la nostra testa. Perché? Perché proprio lassù c'è una piccola sorgente che crea questo effetto che sa di magia. Luoghi come questo sono belli da vedere in qualsiasi momento dell'anno, perché anche d'inverno, quando c'è la neve e l'acqua è ghiacciata, si ha la possibilità di vedere degli scorci pieni di grande suggestione. Però, devo dire la verità, io qui sono venuta tante volte nella mia vita, mi sono resa conto che di giorno, se uno ha la possibilità di scegliere, è sempre meglio venire quando il sole riesce a filtrare tra queste rocce. E quindi nelle ore centrali della giornata, perché solo in questi momenti si riesce a godere appieno dello spettacolo che state vedendo anche voi. Adesso ho preso la mia piccola camerina perché voglio darvi veramente la sensazione di essere qui e camminare assieme a me. Guardate adesso, ancora che magia! Non sto esagerando, vero? Non sto esagerando. E guardate che stretto questo passaggio! Stretto, stretto! E wow! E adesso
E adesso guardate. Queste edere che cadono dall'alto sembrano i capelli della montagna. E camminando, arrivando in questo punto, mi viene in mente quanto noi ormai siamo abituati da tanto tempo a dominare la natura, a controllarla. E invece in questo caso, probabilmente, l'uomo si è limitato a tutelarla, perché ha fatto degli interventi per ripulire il canyon e ne ha capito il valore. Ha semplicemente realizzato queste passerelle, ma non ha cambiato niente. Qui tutto è lasciato alla fantasia di Madre Natura. Cosa dire di più? In macchina raggiungiamo il luogo dove si immette tutta l'acqua che abbiamo inseguito fino a questo momento. È il lago di Santa Giustina, oggi molto diverso dal solito. Il lago di Santa Giustina a primavera sembra scomparire, sembra ritirarsi completamente, perché nel punto dove sono arrivata adesso in realtà normalmente arriva l'acqua. Un dislivello molto molto importante. Normalmente l'acqua a volte arriva ancora più su e quello che vedete in questo momento non è il livello minimo, perché a volte scende ancora di più. Ma perché l'acqua scende così tanto? Beh, perché vi ricordo che il lago di Santa Giustina è un lago artificiale, quindi è nato nel 1950 in seguito alla costruzione di una diga molto importante che si trova dall'altra parte del lago. Però quando è stato deciso di realizzare questa diga, quindi quando ha preso vita questo lago, sono state sacrificate alcune realtà. C'erano dei masi, alcuni mulini e anche altri tesori che si rivelano però a noi tutti quando l'acqua si abbassa, com'è in questo periodo. E quindi noi adesso, alla ricerca di questi tesori, andiamo insieme. Bisogna camminare un pochettino, scendiamo da questa parte. Vedete quanto è alta? Quanto è alta la parete prima di arrivare al lago? Anche chi vuole farsi il bagno in questo periodo avrebbe delle difficoltà, perché la stagione è molto varia. Ci sono dei momenti in cui fa freddo e poi improvvisamente con il sole è molto caldo e c'è qualche eroe che vuole fare il bagno, però deve scendere parecchio, facendo anche attenzione perché si scivola. Andiamo piano, però là in fondo ci aspettano due imbarcazioni. Ci siamo, eh? In questo punto si vede chiaramente dove arriva l'acqua in periodi normali, perché c'è il segno netto della vegetazione, quindi guardate quanto siamo più sotto. È comunque spettacolare. Io ringrazio Gianni che mi sta accompagnando, perché crea un'atmosfera suggestiva e rivela delle cose che normalmente non si riescono a vedere. Ad esempio lì, nel centro del lago, c'è un'isola che normalmente è sommersa e là in fondo, però non ci possiamo avvicinare più di tanto, c'è la diga che ha creato tutto questo. Il lago di Santa Giustina negli ultimi anni
è diventato un pochino più turistico, però la strada da fare è ancora tanta, perché diventa un piccolo mare nel cuore della Val di None. Ci sono anche delle spiaggette dove le persone vengono per fare il bagno e prendere il sole. Però adesso stiamo per arrivare al punto che vi ho promesso, al tesoro nascosto, che si può vedere soltanto quando l'acqua del lago è così bassa. Ci stiamo avvicinando, si mimetizza anche con il colore della roccia, dello stesso identico colore. Lo vedi? Lo vedete? Si intravede, è un antico ponte romano. In realtà i ponti romani in questa valle erano tre, anzi sono tre, soltanto che ce ne sono tre su diversi livelli, quindi a seconda di quanto si abbassa l'acqua si rivelano i nostri occhi. In questo momento noi stiamo passando, Gianni, sotto di noi, no? Sotto di noi in questo momento c'è un altro ponte romano. A che profondità potrà essere presso a poco? Altri 30 metri. Altri 30 metri. Adesso vi voglio mostrare proprio le immagini di cui vi sto parlando. Il primo ponte, quello che vedete in primo piano, è quello che al momento è sommerso sotto di noi. In lontananza potete riconoscere quello che ancora è emerso e che sto per raggiungere io in questo momento. Sappiate che quello che vi ho appena mostrato era visibile soltanto 3 giorni prima del nostro arrivo. È emozionante perché questa cosa si può fare soltanto per pochi giorni nell'arco di tutto un anno. Ed è anche interessante vedere come si è perfettamente conservato in 70 anni. In 70 anni che è stato sommerso dall'acqua, poi di anni ovviamente ne ha molti, molti di più. Però 70 anni dell'acqua ed è perfetto. Vedete, là in fondo ci stiamo avvicinando, il canyon si fa sempre più stretto, l'acqua è bassa, quindi non potremo andare avanti. Quello è il canyon di San Romelio. Ce ne sono tantissimi qui sul lago di Santa Giustina. Alcuni forse non sono nemmeno stati scoperti. Guardate quest'altra strettoia. Qui ci sono un sacco di detriti, ma c'è anche dell'immondizia, no? Quindi, per capire, in parte viene portata dalla corrente. Ed è stato fatto un lavoro importante per ripulire i canyon e renderli interessanti appunto anche per i visitatori. Dato di fatto è che comunque una cosa sono i tronchi, una cosa è la plastica, che la troviamo in ogni posto del mondo, anche in quelli più sperduti, e quindi deve essere sempre motivo di riflessione. Per oggi i nostri viaggi finiscono qui. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima puntata.